Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. Caso Loris, fermata la madre, ma lei nega tutto. Mafia Capitale, oggi nuovi interrogatori. Padoan, niente manovra, avanti con i colloqui con l'UE. Notte agitata per Veronica Panarello, la mamma di Loris, in camera di sicurezza dopo il fermo per omicidio volontario e occultamento di cadavere del figlio di 8 anni. Non l'ho ucciso io, lui era il mio bambino, continua a dire ai magistrati. Oggi interrogatorio davanti alla GIP. Gli investigatori sono convinti che la donna avrebbe agito da sola. Nuovi interrogatori oggi nell'ambito dell'inchiesta Mondo di Mezzo, che ha portato alla luce un'organizzazione criminale che gli inquirenti hanno definito Mafia Capitale. Il sindaco di Roma Marino dovrebbe intanto incontrare nuovamente il prefetto per fare il punto della situazione. Non lasceremo la capitale in mezzo ai ladri, dice nel frattempo il presidente del Consiglio Matteo Renzi. Si tratta solo di precisare l'impatto delle misure già adottate, lo dice il ministro dell'Economia Padoan in merito alla richiesta europea di maggiori sforzi all'Italia. È stato intanto raggiunto un accordo sul bilancio dell'Unione che permette di pagare fatture sospese per servizi già erogati e trovare risorse per il rilancio della crescita. La protesta per le violenze della polizia contro gli afroamericani tocca anche William e Kate. 200 persone hanno manifestato vicino al Barclays Center di Brooklyn, dove i due hanno assistito ad una partita di basket. A rafforzare le proteste che investono da giorni gli Stati Uniti è stata la decisione del Grand Jury di non perseguire il poliziotto bianco responsabile della morte di Eric Garner, soffocato durante un'operazione della polizia. L'inverno è arrivato sul nostro paese per colpa di correnti gelide provenienti dal nord Europa. Le temperature sono tutte in calo. Il peggioramento riguarderà tutte le regioni italiane. Previste nevicate che saranno più insistenti sul Cuneese e sugli Appennini. Nel posticipo della 14ª giornata di Serie A, la Sampdoria vince a Verona e sale a quota 25 punti, uno in meno del Genoa, terzo in classifica. Al Bentegodi finisce 3-1 per la squadra di Mihajlovic, che sblocca il match con un rigore di Eder, assegnato per fallo di Marquez sul brasiliano.